benvenuti al terzo Physio Time. Aspettate un attimo, vado avanti. Terzo Physio Time. Cos'è il Physio Time? Per chi non lo sapesse, è un evento che avviene una volta al mese, nella quale diciamo chiamiamo degli ospiti, solitamente ospiti molto importanti, a parlare di un argomento relativo al mondo della fisioterapia. Quindi un'ora online nel quale si parla di fisioterapia. Io sono Karim, per chi se lo stesse chiedendo. L'altro collega che vedete di solito è Marco Orlando, che siamo Ciao. Noi due per parlare della fisioterapia. Diciamo, siamo due ingegneri informatici, ok? Abbiamo sviluppato una soluzione software chiamata Physiodesk. Il nome del brand è Fisioterapista Facile, quindi probabilmente ci conoscete come Fisioterapista Facile. Partirei subito. Il primo ospite è fisioterapista, massaggiatore sportivo della FMSI e fisioterapista olimpionico, prof a contratto presso l'Università Gemelli di Roma, corso di laurea fisioterapia, lavora presso anche il suo centro, quindi ha un centro suo privato di riabilitazione, ha partecipato a diverse competizioni internazionali sportive, tra cui tre Olimpiadi, è coordinatore per la parte fisioterapica del master universitario svoltosi sempre all'Università Gemelli di Roma, specializzato in fisioterapia sportiva, posturologia, taping sportivo, terapia cranico-sacrale, viscerale e somata emozionale. E date, direi, il benvenuto al dottor Giovanni Russo. Buonasera a tutti voi, buonasera ai partecipanti, un ringraziamento viene dato subito a voi, vi ringrazio appunto dell'invito, vi ringrazio Marco, vi ringrazio Karim, che ovviamente ormai siete leader di questi webinar dedicati a noi fisioterapisti e tutto il mondo sportivo e anche quello medico, chirurgico, che a noi interessa sempre seguire. Sì. Quindi la ringrazio a lei per aver accettato l'invito, perché di solito è, come dire, molto complicato invitare e convincere le persone a venire. Lei è stato super disponibile dall'inizio, quindi la ringrazio anche per il suo tempo. Le cose sicuramente sono fatte bene, è sempre un piacere. E sicuramente i colleghi apprezzeranno. Grazie, grazie. Quindi direi di lasciarti lo schermo con la condivisione delle slide, in modo tale da avere la prima, diciamo, mezz'ora, il primo slot da mezz'ora. Ragazzi, se avete delle domande, scrivetele in chat e alla fine dell'intervento le faremo al dottor Russo. Io, prima di dare inizio alla mia relazione, volevo ringraziare in particolar modo quelli che sono stati i miei maestri, intendo i maestri ortopedici della chirurgia del ginocchio, e vorrei ringraziare appunto il professore Lamberto Perugia, che è stato promotore, è stato colui che ha costruito proprio una scuola dell'ortopedia del ginocchio a Roma e nazionale, invidiata in tutto il mondo. Con lui a fianco si è messo appunto sia il dottor Mariani, il professor Giancarlo Puddu, Andrea Ferretti, De Carli, che sono i medici della nazionale di calcio, Cosimo Todisco, Guglielmo Cerullo, Marco Massobbio, non vorrei dimenticare nessuno, però ecco tutte queste persone perché le ringrazio. Le ringrazio perché in particolar modo il professor Giancarlo Puddo, Andrea Ferretti e Guglielmo Cerullo, perché mi hanno dato la possibilità di ascoltare il ginocchio, di presentarmi nel modo giusto questa articolazione e soprattutto di avervi dato quelle tecniche di valutazione per appunto verificare purtroppo quando avviene una lesione del crociato. Li conosciamo un po' tutti, sono il LACMA, il jerk test e il pivot shift. Con queste tecniche, con questa manualità, noi riusciamo a valutare quando, dopo una distorsione importante, il crociato, il legamento crociato anteriore, subisce un danno. Sono tecniche che noi dobbiamo fare nostre. Perché? Perché spesso noi ci troviamo da soli nelle competizioni sportive,
ci troviamo da soli diciamo, nel ritiro collegiale, in preparazione di eventi sportivi molto importanti. Quindi, se dopo un trauma riusciamo a individuare immediatamente una lesione di questo genere, possiamo avvisare il medico federale e che di conseguenza poi metterà in atto tutto quello che servirà per verifica ulteriore. Quindi queste tecniche sono importanti, sono dei test di valutazione che noi dobbiamo avere, come abbiamo, per dire, il test di valutazione della cuffia ai rotatori e quant'altro. Quindi è importante che noi mettiamo in atto e abbiamo nel nostro bagaglio, soprattutto sportivo, questa possibilità di individuare delle lesioni importanti. Partendo con la riabilitazione conservativa dopo lesione LCA isolata, che cosa intendiamo? Intendiamo che è una riabilitazione dove l'ortopedico, insieme al paziente, insieme al fisioterapista, ritengono opportuno non mettere in pratica la chirurgia. Perché questo? Per una serie di fattori che poi andremo a vedere. E quindi si decide per non mettere in atto un evento chirurgico che andrebbe in questo caso a destabilizzare quella che è l'anatomia, la fisiologia, ma si prosegue con un lavoro conservativo. Un lavoro conservativo bisogna conoscerlo bene, bisogna metterlo in pratica nel modo giusto, ma soprattutto quando e perché viene applicato questo lavoro conservativo. Innanzitutto vediamo una cosa: perché si lesiona il legamento crociato anteriore? Sappiamo tutti che ci può essere un trauma distorsivo diretto o indiretto, o uno stress in elevazione, un'iperestensione. Poi ci sono impegni sportivi eccessivi, ma più che impegni sportivi eccessivi, io direi che ci sono probabilmente una mancanza di allenamento specifico e una prevenzione specifica. Ci può essere anche il problema dell'aumento delle velocità e dei contrasti. In effetti, come voi sapete, oggi, valutando un calciatore, e sappiamo perfettamente che superano i 35 km orari, quindi contrastare un giocatore che appunto viene contrastato dall'avversario a questa velocità, ovviamente il danno può risultare molto gravoso. Si è fatto anche menzione del terreno di gioco. Il terreno di gioco, mi ricordo, ho fatto una relazione, un articolo, dove ho fatto notare che in 43 giorni lo stadio olimpico era stato utilizzato per 13 partite da parte di professionisti, 10 di campionato e 3 di rugby. Però poi vediamo che il crociato, l'atleta, se lo rompe pure nei propri campi di allenamento, che può essere Trigoria o Formello se parliamo di Roma. Però sicuramente questo terreno di gioco così esasperato può procurare dei microtraumi, delle tendiniti, quindi l'atleta si presenta già alla competizione con degli stati di dolorabilità o di infiammazione che possono creare cedevolezza all'articolazione stessa, creando appunto una lesione così importante. Predisposizioni genetiche. Questo è un tema, diciamo, abbastanza nuovo che stanno portando avanti, perché stanno notando che tutti coloro che si sono lesionati il crociato anteriore, geneticamente il piatto tibiale presenta un'inclinazione di qualche grado rispetto alla situazione fisiologica. Quindi questo può far capire che probabilmente ci troviamo già con un crociato messo in tensione, visto che c'è questa inclinazione. Però cerchiamo di capire meglio
questo crociato, questo piccolo legamento. Non voglio farvi una lezione di anatomia del ginocchio perché lo conosciamo tutti, però parlare di questo interprete principale, questo sì. Quindi vediamo un po' dei cenni anatomici del legamento crociato. L'origine è la fossa intercondilea laterale del femore. L'inserzione, la fossa intercondilea anteriore che va sul piatto tibiale, che tende però ad aprirsi. La lunghezza del crociato all'incirca è di 3 cm, ha un diametro di 1 cm. Il tessuto prevalentemente è un collagene di tipo 1, quindi un collagene molto forte, molto resistente. Una cosa interessante che purtroppo non si sente spesso anche in tutti i vari congressi del ginocchio è la vascolarizzazione del crociato. È vascolarizzato dall'arteria genicolare media che va ad irrorare maggiormente, questo è molto importante saperlo, la porzione distale e prossimale del legamento. L'innervazione è molto complessa, è il nervo mediale genicolare, però all'interno noi troviamo dei meccanocettori, cioè tutta la famiglia dei meccanocettori, quindi ruffini, pascini, il Golgi e delle terminazioni libere. Quindi è molto complesso come struttura e come anche aspetto di meccanocettori. Però passiamo a capire perché alcuni ortopedici fanno una determinata valutazione se operare o non operare il crociato anteriore. Vediamo le lesioni dell'LCA isolate. Queste, già il fatto che siano isolate, in alcuni casi fa pensare all'ortopedico di non intervenire. Però poi vediamo quando necessita della chirurgia oppure quando necessita del trattamento conservativo. Sappiamo tutti che la chirurgia è consigliata a tutti i professionisti sportivi. Non bisogna assolutamente perdere tempo. Se un professionista sportivo di qualsiasi disciplina sportiva ha una lesione del crociato, deve essere operato. La chirurgia poi è consigliata dai 16 ai 35-40 anni non professionisti che però praticano attività sportiva di qualsiasi genere, del calcetto, calcio, padel, sci e quant'altro. Ecco, sui 16 anni io ho sempre qualche dubbio, visto che non sono professionisti. Aspetterei, consiglierei sempre che di aspettare il termine, diciamo, di quello che è definita l'età pediatrica, cioè 18 anni, perché la rima di coniugazione è formata, la struttura ossea è già ben formata, quindi non si va a intaccare, a disturbare niente. Poi c'è tutta una schiera di persone che possono andare dai 40 ai 50 anni che subiscono questa lesione. Quindi cosa fare a queste persone? Vi porto un caso clinico del signor Carlo che sciando nel febbraio 22 ha avuto una distorsione del ginocchio dove una risonanza magnetica riportava appunto dei fenomeni distrattivi di alto grado sul legamento crociato anteriore. Ovviamente questa persona è andato dall'ortopedico che dopo una prima visita il giorno dopo si doveva operare, ma come spesso succede senti un ortopedico, ne senti un altro, senti l'amico. Fatto sta che il giorno dopo è stato visitato da un altro ortopedico esperto del ginocchio, anche lui, che non era del tutto convinto con la manualità, con i test che vi dicevo prima, e quindi considerando alcuni fattori, l'età, la richiesta sportiva, la professione lavorativa dell'individuo, i tempi di recupero post-operatorio che spesso molti non possono seguire, si è deciso di fare un percorso conservativo. Quindi il progetto riabilitativo conservativo
Quali sono gli obiettivi del fisioterapista? Innanzitutto il recupero dell'articolazione, del ROM, quindi flessione, estensione. Eliminare la dolorabilità che è in quel momento il gonfiore e gli stati di infiammazione. Creare un rinforzo muscolare globale e propriocettivo nel rispetto della cicatrizzazione, perché questa è la vera differenza tra l'operato e il conservativo. E poi la parte terminale è la riatletizzazione, che poi ne parlerà il dottor Bonetto ampiamente. In questi casi io ho sottolineato che bisogna saper sostenere il paziente nell'attesa dell'eventuale cicatrizzazione. Questo è un compito gravoso che aspetta al fisioterapista, anche al medico, ma soprattutto noi che lo vediamo. Quindi il progetto riabilitativo conservativo, vediamo nella prima fase 20-30 giorni circa, mirare al recupero immediato dell'estensione. Perché l'estensione è importante poi per un discorso posturale. Un ginocchio semiflesso comporta poi dei deficit a livello posturale di appoggio. Flessione non dobbiamo assolutamente forzare, quindi possiamo lavorare tra i 60 e i 90. Non è stato operato questo ginocchio, quindi non ha avuto degli shock traumatici chirurgici, quindi va praticamente guidato tra i 60 e i 90. L'indicazione sull'utilizzo del tutore stempelle se necessario, ridurre il dolore e il gonfiore mediante terapie fisiche, voi le conoscete un po' tutti, dalla Tecar, laser, anche della buona ionoforesi, e utilizzare dell'elettrostimolazione su più regioni muscolari. Cioè non ci soffermiamo a fare l'elettrostimolazione sul quadricipite, ma andiamo a farlo anche sugli hamstring, il bicipite femorale, in modo che sono le sentinelle della traslazione, come voi sapete, della tibia sul femore. Quindi io in questo caso adopero le correnti di COTS. Sono correnti a 2500 Hz che per la loro corrente sinusoidale media riescono ad andare molto in profondità senza disturbare la cute, quindi si possono alzare ed avere un'espressione molto importante della tonificazione. Il rinforzo muscolare in isometria, isotonia, catena aperta e chiusa, massoterapia decontratturante, perché non dimentichiamoci che il paziente arriva con delle tensioni, delle contratture, e circolatoria per facilitare magari il riassorbimento anche di un edema che per forza gravitazionale spesso poi lo ritroviamo verso la regione della gamba. Ho sottolineato non forzare mai la flessione, questo è importante nel conservativo. La seconda fase va dai 30-50 giorni, ripresa del carico ovviamente senza stampelle e senza tutore, ciclette leggera, tapirulan per verificare il passo, rinforzo muscolare con attenzione ai muscoli stabilizzatori del passo, questo è un altro argomento che vedremo prima, dopo, lavoro a catena aperta e chiusa con aggiunta di elastici e pesi all'inizio sempre al di sopra del ginocchio. Intensificare molto il lavoro propriocettivo. E per chi ha la possibilità, e se ha la possibilità anche il paziente, iniziare un po' di idrochinesi terapia, però considerando che l'articolazione pian piano riacquista da sola la massima flessione. E anche qui, in questo periodo di tempo, non forzare mai la flessione. Il progetto riabilitativo conservativo si conclude tra gli 80 e i 100-120 giorni all'incirca. Rinforzo muscolare con apparecchiature specifiche, il passo diventa veloce sul tapirulan, corsa alternata, appunto passo veloce e corsa alternata, a seguire sul terreno morbido, esercizi di core stability, ma soprattutto anche per ripristinare la postura,
verifica con tavole proprioscettive computerizzate per dare la distribuzione ottimale del carico, raggiungere la massima flessione senza dolore. E a questo punto ci sarà una verifica della risonanza magnetica. In questa fase però non è che ci dobbiamo concentrare esclusivamente sul rinforzo muscolare, sull'articolazione, su un ginocchio particolarmente asciutto. Noi dobbiamo fare una valutazione globale, perché oggi, come dico sempre, il fisioterapista è un fisioterapista sistemico, cioè che sa tradurre un po' e lavorare su tutti i sistemi del corpo, e quando dico sistemi intendo sistema muscolare, legamentoso, osseo, nervoso, eccetera, eccetera. Quindi noi dobbiamo osservare che tutto sia in ordine, perché non possiamo e non dobbiamo assolutamente costruire una tonificazione quando ci sono all'atere delle disfunzioni. Quindi possiamo osservare, utilizzando il podoscopio per quanto riguarda l'appoggio podalico, vedere dismetrie scoliosi, se era già in queste condizioni il paziente, vedere un ipertono muscolofasciale, disfunzione di vari muscoli, interventi chirurgici e la propriocezione. Per esempio, lo dicevo oggi agli studenti del Gemelli, se noi dovessimo vedere il paziente che sul lettino si presenta in questo modo, con l'arto in rotazione esterna, noi dobbiamo pensare che questa muscolatura, in particolar modo dello psoas, può essere in retrazione, e quindi dobbiamo assolutamente valutare e cercare che cosa mette in rotazione questa gamba e che cosa mette in contrazione lo psoas. Probabilmente può essere un problema dell'anca, può essere un problema di aderenza cicatriziale, ma spesso, per mia esperienza, ricade molto su un problema viscerale, e quindi il terapista deve avere tra le sue corde anche delle tecniche manuali per affrontare e cercare di eliminare delle disfunzioni viscerali. La valutazione podoscopica: noi tante volte andiamo a spendere migliaia di euro per delle apparecchiature particolarmente sofisticate, ma che indubbiamente ci possono servire nel nostro centro, nel nostro studio. Ma pensiamo anche ad acquistare, a prendere un podoscopio, perché vedete, questo atleta, appunto un conservativo, messo sul podoscopio, capite benissimo tutti quanti che si trova in una condizione non ottimale, quindi lo dobbiamo monitorare, perché può darsi che sia la causa in questo momento dettata dal tipo di lesione che ha avuto, e quindi ancora una certa ipotrofia, oppure in origine già aveva una condizione del genere. Gli interventi chirurgici: capitano dei pazienti che all'atere hanno subito precedentemente degli interventi chirurgici, e questo è molto importante saperlo, perché, come voi vedete, una cicatrice va a stirare i recettori cutanei, portando delle informazioni alterate che di tutta risposta il sistema nervoso centrale cerca di detendere, però non ci riesce. Ma questa informazione tra il sistema nervoso centrale e la cicatrice, che viene a circa 300 km orari, in modo subliminale per noi, in modo subdolo per noi, praticamente crea un ipertono, quindi diventa una cicatrice che altera la fascia e crea un ipertono locale. E noi dobbiamo saper agire su questa cicatrice per detendere manualmente questo aspetto disfunzionale. Le dismetrie scoliosi, anche lì
dobbiamo valutare che tipo di paziente stiamo trattando, se ha un gibbo, se ha una scoliosi, se ha una dismetria del bacino, possiamo fare il test dei pollici montanti per vedere se c'è un ipertono. E a quel punto, quando abbiamo fatto un'analisi globale, possiamo costruire con estrema sicurezza tutta una potenzialità muscolare all'atleta. Quando vi ho parlato di stabilizzatori, vi ho parlato di muscoli che sono estremamente importanti. Vi porto un esempio: da me capitano persone, atleti, che hanno subito un intervento chirurgico del crociato e che dopo un anno, nonostante che hanno ripreso un po' a giocare, si sentono ancora non perfettamente allineati nella corsa, negli scambi di direzione e quant'altro. Bene, vi posso dire con certezza assoluta che questi pazienti, questi atleti, non hanno fatto una attenta riabilitazione, diciamo, finale. Sono messi lì a costruire il quadricipite, il bicipite femorale, però non hanno dato attenzione agli stabilizzatori dell'anca. Facendo questi banali e semplici esercizi, come vedete prima con le mani appoggiate o anche sollevate per reclutare al meglio questa muscolatura, noi vi diamo nuovamente una stabilità di lateralità importante, una stabilità sul passo e di conseguenza sulla corsa. Purtroppo devo dire che molti si dimenticano di fare tutto un lavoro di core stability, ma in particolar modo su questo tipo di esercizio che, come vedete, nell'esecuzione lo andiamo anche leggermente a esasperare con un pallone in mezzo alle gambe per far sì che gli adduttori lavorano e non vanno a dare manforte invece agli stabilizzatori che devono lavorare da soli. La cosa importante è questo, cioè quando si alza l'asticella, cioè nel senso il terapista inizia a lavorare con atleti, inizia a lavorare con professionisti, noi non possiamo dire o dare al preparatore atletico un atleta che gli abbiamo misurato solo la circonferenza della coscia e diciamo è identica all'altra. Non si lavora così. Quando si lavora con un professionista dobbiamo essere in grado di dare dei dati ben precisi e avere dell'apparecchiatura che in pratica ci danno dei risultati effettivi di come si trova in quel momento l'atleta. In questo caso noi stiamo utilizzando una pedana propriocettiva computerizzata che ci dà delle informazioni importantissime per quanto riguarda il carico su una gamba e sull'altra o la strategia per tenersi in equilibrio se muove troppo il busto o no. Quindi bisogna lavorare in questo modo nel momento in cui noi prendiamo in carico uno sportivo di livello, un professionista, e quindi una volta estrapolato questi dati li passiamo al preparatore atletico che ha un quadro ben preciso di come si trova in quel momento l'atleta. E ritorniamo al signor Carlo, che dopo, come vedete dalla data, 2 mesi di lavoro conservativo, ha ripetuto, l'ortopedico gli ha fatto ripetere una risonanza magnetica e al controllo odierno si documenta legamento crociato anteriore, seppur disomogeneo, visualizzabile lungo tutto il suo decorso.
Ecco, io diciamo un po' per concludere, dico che il lavoro conservativo è un lavoro dove noi dobbiamo tener conto, ovviamente, quando lavoriamo delle evidenze scientifiche, degli esperti della clinica, il paziente che lo dobbiamo sempre curare minimamente, però poi c'è tutta la pratica, la nostra pratica che mettiamo in atto giorno per giorno, perché noi, a differenza dell'ortopedico, vediamo il paziente 20, 30, 40 volte anche più a secondo il tipo di infortunio che ha subito, e noi riceviamo ogni giorno delle informazioni importanti toccando e valutando il paziente. Quindi siamo in un certo senso responsabili di procedere attentamente con una riabilitazione sempre molto accurata e molto tecnica e specifica, specialmente nel momento in cui lavoriamo con gli atleti. E noi lavoriamo tante ore al giorno e le soddisfazioni ce le danno loro, ce le danno, ecco, questo è un paziente operato di crociato Grazie. e ha fatto un conservativo e nonostante la lesione subita con gli sci è ritornato a sciare e queste sono le soddisfazioni che ci dà sempre di più, ci danno sempre di più la forza di lavorare, di migliorare e di andare avanti. Io vi ringrazio per l'attenzione e passo la parola al dottor Bonetto, che ho lasciato a lui come grande esperto della riabilitazione, perché noi prendiamo il paziente da meno 10 e lo portiamo a zero e loro lo riprendono da zero e lo riportano a 10. Grazie. Grazie, grazie a te, dottor Russo. Ah, grazie a lei, dottor Russo, scusi. È stato veramente interessante. Io, fra l'altro, il crociato anteriore me lo sono rotto giocando a calcio, quindi un po' di cose, come dire, viste dal vostro lato adesso hanno più senso. Magari io le facevo senza capirle. C'è una domanda in chat, da parte di Stefano, magari gli rispondiamo perché è soltanto una. Stefano D'Andrea chiede, nella prima fase del recupero muscolare hai parlato di lavoro in CCA. Come moduli il lavoro in eccentrica e concentrica perlomeno? Come lo inserisci? Penso abbia una sua importante... No, no, è importante, Bene. assolutamente sì. Eccentrica, concentrica, va fatto tante volte anche con la possibilità di un dinamometro per vedere della resistenza. Va applicato. Io quello che raccomando sempre in queste fasi di riabilitazione è di non forzare, perché noi dobbiamo dare il tempo all'eventuale cicatrizzazione di formarsi e di formarsi bene, perché abbiamo visto che il neolegamento è vascolarizzato sulla parte superiore e sulla parte inferiore, quindi è importante fare tutto un lavoro concentrica e eccentrica, ma di questo ne parleranno, ne ho voluto parlare perché ne parlerà Bonetto, ma l'importante è non forzare mai la flessione, a differenza magari del crociato che è stato operato, che vanno a forzare un po' di più sulla flessione. Sul conservativo, assolutamente no. Ok, spero Stefano ti abbia, come dire, risposto in maniera esaustiva. Comunque poi lasceremo alla fine dell'evento tutti i contatti degli speaker, quindi se volete contattarli anche personalmente potrete farlo. Giusy, c'è un'altra domanda, poi passiamo al dottor Bonetto. Giusy chiede, all'inizio ha detto che quando si tratta di ragazzi che hanno 16, a 16 anni hanno la lesione del crociato, si tende ad attendere. Io lavoro con la nazionale di calcio femminile e proprio settimana scorsa abbiamo avuto l'ennesima lesione in una ragazzina di 16 anni. E si Ecco, io procede. approfitto di Giussi, della collega bravissima, che
che fa un lavoro importante con i ragazzi, perché lei ha la responsabilità proprio di fare molta prevenzione, perché noi sappiamo tutti che il crociato nelle donne è più facile, c'è una casistica, e sicuramente Giussi lo sa, che tendono più a rompersi il crociato le donne per una questione proprio biologica, diciamo. Guarda, Giussi, io dico sempre che per me c'è un rispetto del rime di accrescimento, perché come tu sai il tipo di intervento, che sia col tendine rotuleo o gracile semitendinoso, è sempre un intervento che, se l'hai visto, si adopera trapano, martello e tutto il resto, e anzi lì bisogna stare molto attenti anche quando si fa un tipo di intervento col tendine rotuleo. E io personalmente, sono un po' contrario a far operare i ragazzi non professionisti, come ho segnalato prima, che hanno ancora 16 anni. Aspetterei un po'. I professionisti, tu lo sai, bisogna andare avanti. Se sono dei talenti, bisogna andare avanti. Ma in quel caso, quando ci sono medici esperti al seguito della nazionale e fisioterapisti esperti come te, Giussi, in nazionale, andate a monitorare sempre le condizioni dell'osso, le condizioni dell'atleta, e un gran bel rinforzo muscolare è la cosa che protegge ancora di più. Però, ripeto, personalmente, su un ragazzo che non è professionista, io sono dell'idea di aspettare un po' di più. Ok. Che dire, grazie ancora per le sue risposte alle domande dei nostri ospiti. Allora, il prossimo ospite è fisioterapista, kinesiologo, vicepresidente della Federazione Italiana Fisioterapisti dello Sport, preparatore atletico professionisti della FIGC, dottor Andrea Bonetto. Sì, ci siamo. Allora, benvenuto. Benvenuto, grazie anche a lei di essere presente questa sera. Grazie a voi per l'invito, saluto il collega Giovanni Russo, compagno d'avventure anche per la FIFS, per questa neonata federazione che sta promuovendo l'attività del fisioterapista nel mondo dello sport, come è giusto che sia, e condivido anche pienamente il lavoro che ha presentato, diciamo, da una situazione di disagio, quindi di infortunio della persona, dell'atleta che sia, per arrivare al punto di rimetterlo in condizioni di riapprocciare quello che è l'attività di base motoria, per ritornare poi alle alte prestazioni o comunque alla vita di tutti i giorni, come è giusto che sia, perché il nostro lavoro, siamo delle persone che aiutano altre persone, questo è in definitiva quello che ci contraddistingue. Sì, condivido. Ho passato metà della mia vita, come dire, calcistica sul lettino, quindi quando un fisioterapista ti aiuta è sempre fantastico. A tutt'oggi ho fatto, diciamo, del mio mantra il discorso del movimento del corpo umano, perché nasco, diciamo, dalla parte dell'ISEF, cioè prima come atleta e poi faccio l'ISEF praticamente, poi dalle scienze motorie e andando avanti con la specializzazione, e poi dopodiché mi sono ancora di più avvicinato al mondo della fisioterapia, laureandomi in fisioterapia, proprio perché secondo me c'è un continuum di azione tra un movimento del corpo e la sua riprogrammazione, che deve essere ben strutturata sia nei metodi che negli approcci, multidisciplinari sicuramente e anche integrati con più situazioni. Quindi io sono, per dire, uno, come anche altre persone che hanno la doppia funzione, chiamiamola così, di dare lo spazio dal lettino fino a portarli in campo. E a me piace farlo in maniera continua, proprio dalla parte quella post-acuta fino alla parte, insomma, dove li rivedo fare le attività. Questa ci dirai sicuramente di più adesso nella prossima mezz'ora che ti lasciamo il palco completamente tuo. Se vuoi, come dire, presentare le slide. Sì, guarda, condividi il tuo schermo subito. Sì. Eccoci qua. Ditemi se sono in... Ancora no. Sta caricando?
Mi sembra di sì, da qui vedo che... Ah, ok, perfetto, condivido. Ora dovrebbe... Eccole qua. Eccoci, perfetto. Perfetto. Allora, il palco è suo, io mi rimuovo. Ok, a mezz'ora, perfetto. Grazie mille. Allora, il mio approccio è un approccio integrato appunto alla fisioterapia sportiva, un approccio che parte dall'utilizzo della nuova tecnologia e della biomeccanica applicata appunto alla fisioterapia sportiva, perché credo che il fisioterapista moderno debba avere anche la capacità di saper leggere dati oggettivamente misurabili e comunque colloquiare con altre situazioni in uno staff multidisciplinare affinché possa riuscire a trovare delle soluzioni, perché spesso nel mondo dello sport tutto è molto dinamico, molto complicato, i tempi sono sempre ristretti, si tende un giocatore come si fa male, la prima cosa che ti chiedono è quando potrà ritornare a giocare, quindi è sempre molto complicato in termini di tempo. Io faccio l'esempio un pochettino come il cambio gomme che può fare una persona normale, al gommista normale, e il cambio gomme effettuato per una Formula 1. Ovviamente il gommista classico ci mette anche 15-20 minuti, quello della Ferrari ci mette tra i 3 e i 4 secondi a cambiarle tutte quante, quindi non è un discorso prettamente di velocità, ma di approccio, cioè deve essere tutto purtroppo esasperato, perché lo sport ad alto rendimento comunque richiede prestazioni anche da parte dello staff ad alto rendimento, non solo con dei tempi a volte chiamiamoli così protocollati. Quindi diciamo che l'atleta è in una situazione diciamo centrale e quindi da qui bisogna fare delle valutazioni, un'azione di prevenzione e eventualmente riabilitazione qualora serva con un'assistenza di tipo di gestione e per arrivare di nuovo alla performance. È sempre un continuo perché comunque l'atleta nel corso della sua carriera, comunque delle sue stagioni o dei suoi periodi, ha sempre bisogno di questo circolo diciamo, di controllo in continuazione. E rifacendomi diciamo a una struttura architettonica, io definisco l'atleta come un piano dove appoggia in equilibrio il suo essere, appoggia su questi quattro pilastri, appoggia su una struttura funzione che è dettata sia dall'alimentazione che da ovviamente la fisiologia, anatomia e dalla sua biodiversità, quindi dalla parte strutturale, che ha dei movimenti, quindi ha una biomeccanica del suo corpo, quindi ha una composizione della frase motoria, io la chiamo. Svolge un'attività fisica che è soggiogata da tecnica, tattica e di stile personale, e poi non da meno c'è l'aspetto psicologico, perché un atleta comunque è un essere umano, ha dei pensieri, uno stress, uno stato di attenzione emotivo, ha una percezione della realtà. E quindi il focus primario è quello che dobbiamo cercare di rendere equilibrato e coordinato il rapporto tra questi vari pilastri dove l'atleta appoggia il suo essere, appunto, che credo che sia un pochettino sia in fase di disfunzione che in fase anche di mantenimento, sia sempre questo, il continuo equilibrio. Noi siamo un pochettino, io dico, come la bicicletta, cioè l'equilibrio non ce l'abbiamo nel momento in cui siamo fermi, ma quando siamo sempre in movimento. Ma per rendere tale questo movimento ci deve essere sempre un continuum. Cioè anche un atleta, per dire, che subisce un infortunio, non è detto che debba completamente fermarsi, cioè deve fare determinate cose per mantenere anche il suo stato psicologico o diciamo anche anatomico-fisiologico in maniera tale da essere pronto nel recupero, anche come approccio. E quindi noi dobbiamo allenare e valutare quella che è l'azione motoria. L'azione motoria non è nient'altro che un risultato tra una struttura e una funzione, dove possiamo osservare questa struttura, come prima diceva benissimo Giovanni, quindi anche, che ne so, una scoliosi, un problema di disequilibrio del bacino, di appoggio, che dovrà produrre una funzione e che va valutata questa funzione. La struttura più la funzione daranno a una azione motoria che potrà essere misurata. Questo è un concetto che è molto caro a me, l'ho appassato in alcuni testi il dottor Luca Russo, che è un collega di stimata importanza nel mondo della biomeccanica, e me lo porto molto stretto perché secondo me è veramente chiaro come concetto. Quindi da qui possiamo dire che la riabilitazione
ha una componente sicuramente di gestione, come diceva anche prima Giovanni, strutturale, cioè noi non possiamo confondere un ipertrofismo, comunque un quadricipite forte di leg extension, di pesi, è una riabilitazione ben fatta, perché in realtà bisogna anche saper controllare questa struttura. Quindi faccio l'esempio come di un computer che ha un hardware e un software, dove l'hardware sono le componenti, come qui faccio vedere, strutturali anatomiche, quindi il tessuto, la forza muscolare, la forza resistente muscolare, l'escursione articolare, cioè tutto quello che è la parte strutturale del sistema. Mentre il software sono tutte quelle componenti neuromuscolari, quindi equilibrio, disequilibrio, feedback, feed forward, autocontrollo motorio, perturbazioni contestuali. Le perturbazioni contestuali sono, ad esempio, io spesso a degli atleti gli faccio fare tipo dei piccoli saltelli sul posto, dove ad occhi chiusi, ad occhi aperti, io mi metto dietro e fianco a loro gli creo delle spinte, no, per destabilizzarli, quindi le chiamo perturbazioni. Queste permettono al corpo di dare un riassetto continuo dell'appoggio o dell'equilibrio costante, ed è quella una componente importante dal punto di vista del controllo neuromuscolare, che aumenta la qualità dell'azione motoria. Quindi abbiamo il sistema nervoso centrale che coordina queste due situazioni, non da meno l'aspetto biopsicosociale, perché anche quello è importante, dove ci sarà appunto una rieducazione della struttura del tessuto anatomico, la parte trofica e torica del muscolo, e una rieducazione per l'apprendimento motorio, cioè una neuroplasticità adattativa del gesto del movimento. Quando cominciamo a lavorare su queste situazioni? Da subito, si fanno subito delle anamnesi. Io ad esempio, ecco, utilizzo questi tipi di schemi che quando un atleta si fa male, immediatamente metto, oltre che i dati anamnestici classici, nome, cognome e quant'altro, metto dove, che tipo di partita, se era allenamento, amichevole, se era un recupero, che tipo di categoria, la località, la posizione del campo, il momento in cui è avvenuto l'infortunio, se ho anche le immagini magari reperibili sul tablet per vederle. E devo prendere più informazioni possibili, perché anche dal punto di vista poi a lungo termine è importante anche nella situazione di fare delle meta-analisi per organizzare proposte di rieducazione e allenamento future anche per i colleghi, perché diventa tutto un calderone di dati che ci può servire in ambito scientifico anche per poter dare delle risposte a lungo termine, perché spesso un infortunio è sempre un momento anche di crescita per tutti, a prescindere. E in tutto questo non dobbiamo mai dimenticare che c'è una progressione di questo recupero. La progressione di questo recupero, spesso una volta veniva confusa la fase del lettino, scendevano e si andava direttamente in campo, no? Invece in realtà si è visto nel tempo, anche la letteratura, con il termine un pochettino anche secondo me sorpassato di riatletizzazione, la riatletizzazione è la fase quasi finale, cioè quella del ritorno alla performance, quando uno ridà atleticità, o meglio dà fisicità estrema alla performance dell'atleta. Ma prima, sulla piramide, come vediamo, ci sono vari momenti diversi, diversificati, che partono da un ritorno alla partecipazione, quindi un ritorno proprio all'attività, che potrebbe essere anche salire le scale, camminare, fare gesti molto semplici. Poi si ritorna all'attività sportiva, dove ci sono dei gesti più specifici, ma dove le velocità, l'intensità e i controlli sono minori rispetto alla prestazione massimale, fino a che poi si ritorna appunto alla performance pura, a livelli di abilità e competizione esasperati. E come vedete, non ce ne passa da quando uno fa una fase di ok per riscendere in campo alla partecipazione, fino a che ritorna a giocare una partita vera e propria. Quindi bisogna fare delle valutazioni ben definite, con dei tempi ben definiti. Io utilizzo spesso dei momenti chiamati a semaforo, cioè se è verde che vedo che le cose sono abbastanza quantificabili in termini di qualità buona, si passa alla fase successiva. Se sono gialli devo destare attenzione, quindi continuare a lavorare in un certo modo fino a che non avrò stabilità su quella zona o su quella situazione. Se invece è rosso, mi devo fermare, se ci sono dolori, problemi, o vediamo delle difficoltà o dei test non ci soddisfano, allora, o percentuali insomma non soddisfacenti, dobbiamo inevitabilmente non passare a degli step successivi, in quanto potremmo mettere sotto rischio l'atleta o la persona che sta recuperando. In questo modello successivo vediamo, ad esempio, è un modello che ho presentato in un altro convegno precedentemente, tutta una serie
di interventi a lungo periodo di queste fasi, dove c'è appunto un continuum di linea, che è la linea questa che vedete, questa blu, dove l'atleta passa da una parte di non performance a una fase di best performance, dove l'injury rappresenta il punto di confine da quando c'è una parte completamente dedicata all'attenzione medica del ritorno alla partecipazione, fino a che si ritorna allo sport e alla performance attraverso una programmazione del carico e delle funzionalità dell'allenamento ben definite. Ma in realtà la fase successiva dell'infortunio, della linea verde dell'infortunio, è comunque anche la fase che si fa in chiave di lettura preventiva, quindi non per forza l'atleta parte dal punto più basso, ma può anche partire dai punti dove, a prescindere dalla sua condizione di quel momento di vita che sta vivendo, deve comunque fare dei lavori preventivi che lo portano sicuramente a dare meno possibilità che possano avvenire certi tipi di problematiche. Le strategie di prevenzione, come giustamente diceva bene prima anche Giovanni, e condivido pienamente, partono dal fulcro, e il fulcro è il core. Quindi se noi dobbiamo distribuire e dare energia alle zone periferiche, bisogna partire dalla base di appoggio centrale, dalla colonna portante, che è il core. Quindi, secondo me, una buona strategia di recupero, qualunque esso sia per il crociato, che sia per un problema a maggior ragione di rachide, o comunque sia arto superiore, o tutto quello che sia, anche l'appoggio del piede, parte sempre comunque dal pilastro centrale, cioè dal core stability. Dopodiché si trasmette alla catena della stabilità periferica, per arrivare a fare anche un controllo di efficienza ed efficacia degli appoggi dell'atleta, della persona, e dare un'educazione funzionale a quel tipo di movimento cinetico che si vuole fare, perché bisogna anche magari capire se prima dell'infortunio c'erano dei pattern motori non adeguati, quindi se magari c'era un valgo dinamico, se c'era un appoggio non adeguato in una fase tecnica. Prendiamo ad esempio una rincorsa per fare un salto in lungo: se c'è una tecnica errata, o c'è comunque in una bracciata di nuoto un ingresso in acqua errato, o c'è in una fase della schiacciata di pallavolo una extra rotazione per poi chiudere bene in spinta il braccio non adeguata, è normale che ci siano delle problematiche anche di tipo funzionale. Quindi c'è anche l'educazione a quel tipo di cinetica specifica che l'atleta deve fare. Le esecuzioni riabilitative devono essere sicuramente delle proposte che devono stimolare non tanto solo la capacità di condizionamento strutturale, come dicevo prima, ma anche la capacità di controllare questi tipi di stretti anatomici, quindi con stabilità su superfici stabili e instabili, con carichi diversificati, perché non anche con l'utilizzo di un biofeedback a stimolazione di elettrostimolazione, o con dei protocolli come ad esempio il lengthening protocol, che è quello di produrre questi tre tipi di esercizi, che sono l'extender, il diver e il glider, per quanto riguarda la riabilitazione della parte della parte flessoria del gruppo dell'arto inferiore. Quindi queste esecuzioni riabilitative in realtà devono avere un'alta qualità nel controllo del movimento e devono dare delle proposte di percezione all'atleta, alla persona che sta facendo il movimento, di destabilizzare in modo tale da controllare attraverso il carico elastico, carico del peso, sia corporeo che con anche attrezzature come la palla pesata o altri attrezzi, delle azioni motorie che siano in funzione della percezione del controllo, ad esempio, del ginocchio, anche in cinestesia anche, cioè occhi chiusi, e sentire, ascoltare, come diceva anche Giovanni, l'articolazione, perché il ginocchio in realtà è anche, come tutte quante le zone del corpo, una parte che produce un movimento, ma è comunque una parte sotto il controllo del sistema nervoso. Quindi bisogna non solo fare il meccanismo meccanico e limitarsi a quello, come chiuso in una leg extension, quindi a catena cinetica aperta, o anche catena cinetica chiusa, ma anche creare delle situazioni che possano essere diversificate in termini di percezione del movimento. Quindi il disequilibrio, la percezione e il controllo del movimento fanno sì che questa progressione,
come vediamo in questa linea viola, vada verso una direzione ben specifica. In un corso che ho fatto, ad esempio, per la Federazione Italiana Rugby, come preparatore fisico, c'è stato un concetto molto bello, che era il concetto di forza strutturale, cioè quando c'è una percezione e controllo articolare del movimento, c'è forza strutturale. Cioè, per eseguire un movimento bisogna prima creare questa forza strutturale, che è l'esecuzione appunto sensomotoria in propriocezione, che affina questa capacità di forza strutturale e che permette una base di appoggio centrale per tutti i segmenti distali. E questo è tipico anche dell'aspetto, come vediamo, del core stability e del disequilibrio. In una progressione di propriocezione semplice, propriocezione ad esempio bipodalica o monopodalica, una propriocezione bipodalica, monopodalica o con carico, fino ad arrivare col gesto sport specifico, fino poi al gesto situazionale puro della competizione, dello sport che si sta praticando. Alcune ricerche, una ricerca che ho visto ultimamente interessante di Jacopo Rocchi, che lavora presso un noto, diciamo, ospedale romano, e hanno fatto una ricerca molto interessante. Lui anche è un dottore in scienze motorie, è veramente brillante, e hanno fatto questa ricerca sulla stimolazione, sull'elettrostimolazione neuromuscolare sovraimposta al movimento, quindi lo stand to sit, che è questa parte che vediamo sotto, abbinata a un'assistenza della contrazione muscolare. Si è visto che comunque, e dopo a distanza di 6 mesi, avevano meno dolore, movimenti più fluidi e meno soprattutto differenze diciamo di asimmetria di appoggio. Questo per far capire, torno un attimino indietro, vedete, abbiamo l'elettrostimolatore, abbiamo situazioni anche di tipo normale, ma nella chiave di lettura moderna possiamo vedere come in questo caso, se io volessi fare una valutazione del punto di cedimento nell'esercizio ad esempio del Nordic Hamstring Exercise, come sono qui con un atleta che sto facendo, metto l'atleta in questa posizione, faccio partire il filmato e gli dico di tenere in caduta il più possibile attraverso la forza degli arti inferiori. Lui cercherà, vediamo che sta scendendo in questo momento l'atleta, lui cercherà di tenere, poi a un certo punto la forza dietro del deflessore non è più tale da tenere e scende, va in accelerazione. Se vediamo il grafico, e questo si può fare tranquillamente con un software gratuito che c'è online, basta sapere quello che si vuole vedere, vediamo che la linea è fino a circa 120 gradi, no? In tenuta, poi dopodiché subisce questa accelerazione, e quindi dai 120 gradi c'è questo punto di rottura in cui l'accelerazione prende il via, e sappiamo che quindi l'apertura da 90 è andata a 120, e possiamo misurare l'angolazione con cui il ginocchio ha avuto questo cedimento. Ovviamente un calciatore di solito, ad esempio di Serie A, sta intorno ai 145-142 gradi, quindi fino a che, ed essendo misurabile questa situazione, si può fare anche con un dinamometro, si possono fare con altre strutture anche diciamo elettroniche per poter misurare, ci dà un dato oggettivo per capire a che punto sta quella persona sulla fase di recupero, ad esempio di una problematica di lesione muscolare per i flessori, o anche semplicemente per poter indirizzare il preparatore atletico, se si fa la media di questa curva per tutti i giocatori, a un tipo di lavoro per categorie o per capacità muscolari, per dare delle proposte anche di carico di lavoro. La stessa cosa su un software si può anche utilizzare per vedere traiettorie, come in questo caso un giocatore di padel, stiamo valutando la traiettoria della pallina nella fase del doppio appoggio allo specchio, e da qui si possono valutare gli appoggi, la traiettoria migliore, le angolazioni, perché in realtà la biomeccanica di per sé non è che è, spesso si sente, no, parlare a una buona biomeccanica del gesto, no, in realtà non è che esiste la biomeccanica del gesto, è la biomeccanica che ci permette di misurare angoli, accelerazioni, cioè è la fisica applicata al corpo umano che ci permette di comprendere quali sono questi dati
e come questa tecnica viene eseguita, e da qui possiamo capire quale sia la strategia migliore per poter aiutare l'atleta a prevenire o, nel caso in cui si sia fatto male, a ritornare a situazioni verosimilmente accettabili in termini di valutazione numerica. E qui ad esempio anche vediamo sempre un giocatore di padel che fa lo stesso movimento di prima, ma abbiamo messo dei sensori per valutare la parte di appoggio degli arti inferiori. Quindi vediamo qui sopra sul grafico, sulla posizione orizzontale, come i due appoggi vengono eseguiti in rotazione, quindi possiamo calcolare lo spostamento, le angolazioni, le accelerazioni, e questo ci serve per capire se ci sono delle dismetrie, se ci sono delle spinte omogenee, se sta facendo uno spostamento tecnicamente rispetto a quello che il tecnico richiede adeguato, se sia sufficientemente prestativo. Quindi è interessante. La stessa cosa la possiamo vedere per valutare ad esempio angolazioni di apertura a livello come con un goniometro, no? La tecnologia ci deve dare non la soluzione definitiva, ma un'assistenza, e io credo che un fisioterapista o un preparatore atletico debba saper padroneggiare queste nuove attrezzature o comunque questi nuovi software che abbiamo a disposizione, anche per quanto riguarda valutazioni dinamiche, capire se un atleta durante delle fasi di appoggio mette il piede in un certo modo, ha delle traiettorie. È importante, io spesso su tanti gesti faccio filmati apposta proprio per comprendere e poi rivedere anche con l'atleta e dargli dei feedback diretti in maniera che lui possa capire come farlo al meglio. Poi la cosa più importante è stiamo andando verso dei sensori e dispositivi indossabili, perché questo ci permette di valutare proprio il gesto nel momento in cui viene fatto. Cioè, immaginate ad esempio un sensore che possa calcolare la baropodometria in fase di spinta, magari mentre fa il terzo tempo un giocatore di basket, ci permette di far capire il piede come sta spingendo a terra durante l'esecuzione del gesto specifico, non durante la camminata solo sulla pedana per una valutazione solo della deambulazione. E questo ci dà dei parametri di confronto per fare delle analisi maggiori su dei dati che ci interessano per dare poi delle direttive di massima, sia nella fase di recupero che sia nella fase di prevenzione e o preparazione. Come può essere ad esempio una semplice telecamera a sensori per poter fare un discorso di tipo anche di test di navetta, perché solo col cronometro ad esempio sarebbe complicato, invece in questa maniera abbiamo oggettivamente dei valori tangibili e ben misurabili. Inoltretutto la videoanalisi ci permette ad esempio, come nel protocollo LESS, il Landing Error Score System, di valutare l'atterraggio che è vicino alla situazione che parlava prima anche Giovanni per quanto riguarda la riabilitazione del crociato anteriore, per capire a che punto siamo nella fase di ritorno alla prestazione, quindi quella piramide che dicevo prima. E questo protocollo prevede di saltare da un box appunto di 30 cm con una piattaforma dove bisogna andare a cadere, che è avanti alla metà dell'altezza del soggetto, e nel momento in cui salta deve andare in salto verticale il più alto possibile. Questo può essere fatto 3 volte e viene ripreso con una telecamera frontale e sagittale, e attraverso queste riprese vengono valutati 17 item osservabili sugli arti inferiori, sull'appoggio del piede, sul rapporto tra arti inferiori e tronco e sulla percezione generale della qualità d'atterraggio, e il punteggio va da 0 a 17, dove se è maggiore di 6 ha un maggior coefficiente di rischio, se è minore di 4 ha un minor coefficiente di rischio. Anche qui ad esempio con la videoanalisi classica possiamo calcolare velocità, altezza, il tempo di volo e tutto quello che ci interessa per capire qualitativamente che cosa un atleta stia facendo. E dopodiché si deve passare a dei test funzionali validati sul campo. Ad esempio abbiamo il protocollo LEFT, il Lower Extremity Functional Test, con test che bisogna eseguire delle navette a una distanza specifica, dove ci sono dei range ovviamente in secondi che ci permettono di comprendere se l'atleta sta facendo un congruo percorso di ritorno allo sport specifico. E altri test funzionali validati possono essere ad esempio il One Maximum One Leg Hop Test, il One Endurance Hop Test, il Crossover for Distance, sono tutti i test di hop e di salto che ci permettono di comprendere le spinte e quindi anche le angolazioni, se io riprendo del ginocchio o l'appoggio come viene effettuato. E test funzionali validati come l'Excursion Balance Test, lo Start Test, o di agilità come il CODS, come l'Illinois o il CODA, sono tutti test che ci permettono di valutare
dal momento in cui l'atleta comincia a rimuoversi, quello che è il ritorno allo sport, come anche nell'aspetto tecnico per il calcio abbiamo l'LSPT, che è il Longboard Soccer Passing Test, con validazione già con delle ricerche ben divulgate a livello scientifico, fino a che ritorneremo appunto alla punta della, diciamo, del recupero, che è quella del ritorno alla performance, dove c'è un vero e proprio ricondizionamento fisiologico prestativo, ad esempio del calciatore, in questo caso come sto parlando, con un VO2 massimo, con una potenza aerobica congrua, con una VAM congrua, cioè tutto quello che è l'aspetto fisiologico importante. Il modello prestativo deve essere appunto l'insieme delle relazioni neurofisiologiche che caratterizzano proprio una determinata prestazione sportiva e descrive appunto tutte le caratteristiche metaboliche, biomeccaniche, tecniche e tattiche necessarie per quello specifico compito sportivo. Il modello prestativo, ad esempio il calcio a 11, ci sono punti di sosta, un cammino a 4 km all'ora, uno jogging di 8 km all'ora, corsa media a velocità maggiore di 16 km all'ora, corsa all'indietro, sprint maggiore di 20 km, cioè ci sono vari tipi, come per tutti gli sport ci sono dei modelli prestativi, che sono praticamente il codice genetico, il DNA di quel tipo di sport, come mette sotto torchio il fisico dell'atleta, e quindi bisogna capirlo. E nel ritorno alla performance non si può non tener conto di queste cose, e quindi creare delle situazioni di lavoro intermittente, ad esempio a navetta, con cambi di direzione variabili dal facile al complesso, fino a che l'atleta non riprende sicurezza su tutte quelle che sono i carichi di lavoro di spinta e di gesto specifico, che sono appunto incardinate nel contesto del modello prestativo, anche ovviamente con l'attrezzo, ad esempio nel caso del pallone, con cambi di direzione organizzati in maniera diversificata per angolazione, intensità e quant'altro. Fino a che appunto poi si tornerà anche con una fase analitica dell'attivazione con palla, e quindi con l'attrezzo, fino al reinserimento del gruppo. Quindi, riassumendo, lo schema di progressione globale ha varie fasi. Ha una prima fase, che è una fase medica e fisioterapica di guarigione del tessuto anatomico, con un approccio anche psicologico, perché bisogna anche comprendere le difficoltà dell'atleta che ha subito un infortunio. Si parla spesso anche in una fase dopo, sul ritorno allo sport, della kinesiofobia, e quindi anche lì c'è un aspetto di valutazione di paura di ritornare a farsi male. Poi abbiamo una fase 2, che è una fase di forza e controllo neuromuscolare, dove bisogna riuscire appunto non solo a sviluppare la forza in termini di struttura, ma anche del controllo della forza stessa. Nella fase 3 abbiamo una fase di ritorno alla partecipazione, con attività di corsa, agilità, salto e controllo dell'atterraggio. La fase 4 sarà una fase di ritorno allo sport con gesti specifici ad alta intensità e qualità crescente, sempre in chiave di controllo. Mentre nella fase 5 ci sarà una fase di ritorno proprio alla performance, con diciamo, e con una prevenzione ovviamente del reinfortunio, con una mitigazione e stratificazione del rischio. Io prima di concludere vorrei dire, e vorrei lasciare un messaggio da portare a casa importante. Secondo il mio giudizio, la mia piccola esperienza di lavoratore sul campo, che l'infortunio non dovrebbe essere esclusivamente un evento traumatico, ma è un momento di riflessione e maturazione dell'atleta, in quanto pone l'atleta stesso a un confronto delle proprie paure ed incertezze più profonde, da affrontare verosimilmente come uno stato psicofisico di competizione estrema, cioè proprio è la gara più importante della sua vita, e in quel momento noi dobbiamo essergli vicino per far sì che lui possa ritornare a gareggiare al meglio nei confronti di questo tipo di problema che sta vivendo. E in più vi passo anche questo messaggio, che bisogna, cioè, misurate ciò che è misurabile e rendete misurabile ciò che non lo è. L'ha detto giustamente Galileo Galilei, e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie a te, Andrea, veramente è stato interessante. Il terzo Physio Time si conclude. Vi ricordo, noi siamo quelli di Fisioterapista Facile, quindi sicuramente ci troverete. Grazie ancora, ragazzi, di aver partecipato tutti quanti, e vi auguro una buona notte.